Siamo con Luca Runga, componente della segreteria per il PD Aversano. Che ne pensa degli standard urbanistici? Come Partito Democratico abbiamo un'idea ben precisa al riguardo e infatti vogliamo portare alla cittadinanza il lancio del progetto Orti in Città. Ha come obiettivo quello di proporre un nuovo modo di far fluire il verde pubblico alla città, ai cittadini aversani, e quindi garantendo da un lato il presidio del territorio e dall'altro tenere queste aree in uno stato ottimale, decoroso. Il progetto Orti in Città è un'esperienza non solo culturale, ma è anche un'esperienza sociale, un'esperienza formativa. Coltivare l'orto fa crescere una cittadinanza attiva, che attenta alla cura del benessere comune e quindi anche, se possiamo dire, educata ad una buona e sana alimentazione, ma soprattutto impegnati in quella rete, una rete sociale che accresce la coesione del territorio e che purtroppo Aversa sappiamo lo stato in cui si trova. E quindi noi dobbiamo in modo preciso, serio e forte intraprendere tutte quelle iniziative, quelle attività politiche a favore delle fasce più deboli, delle fasce che stanno in difficoltà, che rappresentano questo tipo di strato sociale, e mi riferisco ai disoccupati, alle persone anziane, mi riferisco alle persone che hanno perso lavoro, ma anche a quelle che non riescono a trovare un posto di lavoro, e anche e soprattutto a persone che hanno difficoltà a fare la quotidiana spesa. La nostra proposta prevede di utilizzare alcune di queste aree come adibite ad orti, no? Quindi sostanzialmente queste aree dovranno essere suddivise in lotti da 50-70 metri quadrati da assegnarle a cittadini bisognosi, i quali dovranno essere individuati secondo i criteri di uno statuto che noi già, di cui già abbiamo la bozza, già ci abbiamo lavorato, e che appena passata questa tornata elettorale, che un po' ci ha distratto, ci sta facendo distrarre per motivi tecnici, noi lo presenteremo alla città, questo statuto. Quindi, con questo regolamento. Quali sono queste aree che avete individuato? Allora, le aree, innanzitutto ci sono due commissioni che ci stanno lavorando e noi attraverso i canali istituzionali, la filiera istituzionale preposta, quindi utilizzando il nostro consigliere comunale, arriveremo in consiglio e la presenteremo questa proposta, quindi stiamo lavorando su questo, ma ci sono tante aree. Tra l'altro proprio il dibattito, prendo una piccola parentesi, il dibattito tra due o tre consiglieri di questa hanno proprio citato questo, cioè uno di questi consiglieri ha fatto la proposta di utilizzare queste aree urbanistiche fino a 1000 metri quadri esclusivamente destinandole ad uso pubblico, però prevedendo la gestione dei parchi con una gestione anche privata oppure dandola ad associazioni. Però per noi è riduttivo, cioè non vuol dire nulla questo. Noi proponiamo un progetto che ha tutt'altra prospettiva, no? In una città dove è praticamente allo sbando. Quindi, ritornando a noi, queste aree devono essere assegnate in modo così previsionale a queste persone, secondo questo statuto, per un quinquennio, si potrebbe pensare, e senza scopo di lucro, quindi poter coltivare quello che, ma anche magari dandolo a terzi, a persone bisognose o ad associazioni, perché vede, l'orto urbano rappresenta una vera e propria risorsa, sostenibile in questo senso. E noi con questo progetto non solo andremo incontro alle esigenze di famiglie bisognose che non ce la fanno nemmeno a fare la spesa quotidiana, ma riusciremo così a recuperare queste aree verdi, standard, abbandonate, e un'altra cosa positiva, almeno per noi, è che riusciremo finalmente a far partire il rilancio, no, in modo positivo di questa nostra città come immagine, perché purtroppo Aversa è quotidianamente su tutte le riviste soltanto per fatti di cronaca negativa.